E poi nel finale della scena dei Soliti Ignoti, Gassman ripeterà, diciamo, questa gag anche 8 anni dopo nel Brancaleone, quando gli propongono il feudo di Aurocastro, insomma, Mare Pescoso, vigneti e bestiame da fare all'i mezzi, e lui però dice: no, io sono Brancaleone, vincerò il torneo. Alla prima, diciamo, cade giù, dice: dove sarebbe questo feudo? Insomma, anche lì accetterà poi di fare la pecora, insomma. Insomma, Giacomo, insomma, ha detto più o meno tutto su questa modalità, insomma, di raccontare in maniera comica e quindi anche drammatica, insomma, il pugilato, che, come giustamente ha detto, l'Italia non è la terra delle opportunità e quindi deve finire per forza in maniera negativa. Allora, dal film italiani mi sposterei a quelli americani, anche se in questo caso c'entra un italiano, Primo Carnera, che è Marco Impiglia, appunto, ci vuole parlare del Colosso d'Argilla. Pregherei Salvatore le fotografie. Allora, io vi parlerò di 3 film dei 10 che ha scelto Francesco. E sono legati fra di loro al fatto che sono americani. Il primo è Il Colosso d'Argilla, The Hard They Fall, dal libro di Bud Schoenberg, siamo alla fine degli anni 40. Il secondo è Lassù qualcuno mi ama. E il terzo è Il Toro Scatenato. Mentre i primi 2 film sono usciti negli anni 50 e quindi ci raccontano una società e un modo di intendere anche il pugilato sul grande schermo tipico di quegli anni, quindi happy end, buoni sentimenti, siamo interamente ancora nell'Ottocento, che come sapete è finito nel 68. Il secondo, uscendo nel 1980, invece ci racconta un modo diverso, una società diversa, di mettere il pugilato sul grande schermo, che è quello appunto di Martin Scorsese, della ribellione maturata insomma negli anni 60-70, e tutto sommato di un po' di verità che emerge perché la gente si è stufata insomma di sentirsi prendere in giro secondo certi dettami insomma puritani. Allora, partiamo con dire una cosina curiosa che ha scritto un amico su un libro, e cioè che dovete sapere che ci sono più di 700 titoli che sono usciti sul pugilato, no? Dall'Ottocento ad oggi. E se comprendiamo anche, per esempio, il primo filmato, che addirittura uscì nel 1897, che riguardò il pugilato, era 2 anni dopo, ovviamente, che i Lumière avevano scoperto, insomma, la cinematografia moderna. E c'è un Fitzsimmons Corbett, un campionato del mondo, che appunto è tra i primissimi filmati che vengono proiettati per il pubblico, e soprattutto c'è un altro incontro che vedrà Jack Johnson, il grande nero, no? Diventare campione del mondo, che è del 1910. E dovete sapere che questo film, questo che venivano mandati nei cinema, no? Nei teatri, anzi, diciamo, questi film che venivano ripresi durante gli incontri di boxe. Bene, questo documentario, questo film, insomma, di quell'incontro ebbe talmente successo che praticamente gli americani decisero a quel momento di non mandare più i film di boxe nei teatri, proprio perché non volevano far vedere che la razza bianca era stata superata dalla razza nera. Questo è uno dei temi che vedrete ricorrere in quello che vi dirò stasera. Un tema importante, che è quello della battaglia di razza, no? Tra le razze, che poi riscontriamo in molti dei grandi romanzieri e scrittori di boxe, da London, soprattutto Hemingway, Schoenberg e tanti altri. Quindi c'è questo tema comunque delle razze che si confrontano e soprattutto sfidano la razza bianca. Per cui c'è per esempio un mito che ricorre nel pugilato americano, che è The White Hope, la speranza bianca. Ancora ne parlavo con Francesco, che sono andato avanti qualche giorno fa a casa, ho detto: ma io mi ricordo una battuta di Eddie Murphy in un film dei suoi comici, dove in una barberia americana si mettono a discutere tra il barbiere, forse era un bianco, non mi ricordo, e lui, che era appunto un nero, sul fatto: ma voi tirate sempre fuori questa storia della speranza bianca, e soprattutto di Rocky Marciano, che è l'unico che non ha ancora, che non ha perso l'incontro del campione del mondo, 49 incontri tutti vinti.
The Brockton Blockbuster, ma avete rotto le scale, noi abbiamo la linea, abbiamo questo, noi abbiamo quest'altro. Questo è un tema di barberia, no? Un po' come i nostri temi di Basport, che insomma negli anni 50, ma ancora oggi in termini diversi, no? Attraverso anche le radio e le televisioni private, li sentiamo ogni giorno, riguardano soprattutto il calcio. Un tempo riguardavano la boxe. Comunque dobbiamo ricordare che la grande boxe anche negli Stati Uniti è in declino, insomma, comunque il modo in cui la boxe entrava nel quotidiano della gente. Detto questo, cominciamo a parlare del Colosso d'Argillo. Allora, io l'anno scorso ho pubblicato un libro di saggi, ho curato, e all'interno di questi saggi sulla boxe, con finanziamento della Federazione Pugilistica Italiana, io ho parlato di Carnera. E soprattutto della vicenda di Carnera negli Stati Uniti e del suo conto con Joe Louis. Colosso d'Argilla, in effetti, è riprende.